Buongiorno amici, buon pomeriggio o buonasera, dipende quando state guardando voi questo video. Oggi dovete sapere che è il 26 giugno e io ho appena realizzato che tra 5 giorni avrò l'esame di maturità. Peraltro sarò pure l'ultimo giorno alle 8 di mattina. Cioè vi rendete conto? Dovrò pure svegliarmi presto, all'alba, alle 7 e mezzo. 10 giorni che mi sveglio alle 11, perfetto! Come sapete sono a Milano, quindi sto ripassando e studiando un po' così e così. Diciamo che Gio non mi sta proprio aiutando. Notte prima degli esami. No, no, non cantare questa canzone. Comunque io ci provo a studiare, ma se te mi porti sempre fuori, come faccio io? Io giuro che ce la sto mettendo tutta. Non sembra. È colpa tua. Non sembra che fossi così a disagio quando ho detto usciamo a pranzo fuori. Che ne pensi di questi 45 euro? Abbiamo comprato 3 piatti al supermercato e abbiamo speso 41 euro. Comunque, ripeto, io sono molto colpo. Non si può. Elaborato esame di Stato 2020-2021. Educazione delle donne ed emancipazione. Sì, raga, io ho questo tema. Qui c'ho il mio elaborato e adesso faccio finta di studiare. Ehi, amore. Lui si allena, io così. Manca poco. No, ormai quello che sappiamo. Quindi è inutile angosciarsi. Speriamo che abbia messo delle immagini decenti e non che se ne esca fuori con la chimica organica di là, perché la sì, diamine la chimica organica. La chimica no. Organica, ci manca la chimica organica. No, vabbè, no, io presento un garetto. Amo, io c'ho leopardi, figurati. Bello. Però... bello. Bravissima. Brava Emily, complimenti. Buongiorno, e anche oggi ci vediamo domani. Stop Starbucks. Per oggi una missione c'è, trovare l'outfit. Per l'esame. Quindi qualcosa inerente a quello c'è oggi. Vorrei puntualizzare che è lei che non vuole studiare e mi chiede di uscire. Non è vero, tu stai mentendo e adesso recupero la tua domanda che è nettamente più buona. Aggiornamenti, impresa, outfit e maturità, ci siamo raga, pantalone bianco non si sbaglia mai. Allora, il vestito per la maturità l'abbiamo, siamo riusciti. Adesso ci stiamo dirittando in cucina perché lui in realtà è molto bravo, è uno chef. Non so chi me lo dicono. No, è bravo. Io sto sbucciando gamberoni argentini, lui sta facendo la pasta con le acciughe. Se esce una merda è colpa sua, se esce buono è grazie a me. Certo. Ah, e comunque lui non può cantare una canzone che mi viene l'ansia a 4 giorni, non la può cantare. Notte prima degli esami. Non la voglio sentire. Che pastina, che zucchine. Facci sapere com'è. Tanto perché è vero, non ci facciamo mancare niente. No, chiaro. Bravo amore, molto buono, ci piace. Molto buono. Ma tipo super sudato per aver cucinato. Just beyond the safe side. Tanto perché non ci facciamo mancare niente, pure il secondo, con i gamberetti in friggitrice. Le zucchine, king delle zucchine. Domani quindi rimangiamo, no? Capito? Per il tuo pre-esame, non è proprio la notte prima degli esami, ma quasi, ti porto a Gardaland a mangiare tutto quello che si può mangiare a Gardaland, tutto il giorno. Ah, quindi non andiamo per le giostre, andiamo per mangiare. Giostre, attrazioni, se no mi si arrabbia Efrem. Parco divertimenti, non parco giochi. Buongiorno, dove stiamo andando? Oddio! Erano queste le giostre, giusto? Sì. Me le ricordavo diverse, però ok. Comunque stiamo andando a Gardaland. Esatto, mi sono portata i libri per studiare, quindi niente, buon viaggio, io mi chiudo. Appena arrivati a Gardaland, ovviamente la prima tappa non poteva che essere ovviamente il bagno. Dopo ben 3 ore di macchina, vai così. Ufficialmente la nostra prima giostra, attrazione, se no si arrabbiano. Eccoci raga, dopo una doccia, letteralmente una doccia all'Atlantide, volevo puntualizzare il fatto che io vi sto portando con me così in una giornata dove appunto ci stiamo divertendo tra attrazioni e cibo, ma il video inerente a questa giornata con appunto tutti i dettagli possibili lo trovate ovviamente sul canale di Gio, dove appunto vi spiega effettivamente tutte le varie dinamiche di Gardaland. Comunque adesso continuiamo il nostro tour. Ora diventa tipo tutta una barca. Oddio. Ora ti fai il bagno? No, non so se lo vuoi fare, te l'ho detto. Sei pronta? No. Basta, salvo, basta.
Ho fatto il bagno io. Ma tu mi vedi? Siamo a cena, stiamo mangiando. Già avviati i piatti, il roast beef, nachos. Da quello che ho capito, pizza. Pizza malissimo. Malissimo. Pizza malissimo. A tratti diabolica. Nachos, patatine. Non penso. Aiuto! Ma sei morto? Oh! Ma siamo pazzi! Ok, non me la so. La serata si può concludere qua, con un pupazzo in più. Siamo distrutti, distrutti e amareggiati. E sono le 11, quindi buonanotte. Ciao amici, buongiorno. Ieri siamo stati a Gardaland, ci siamo divertiti tantissimo ed è stata un pochino come la notte prima degli esami. Sì, perché in realtà l'idea di Joe era quella di andare a Parigi sulla Torre Eiffel, però il passaggio Parigi-Grosseto in una notte era un po' complicato. Quindi ieri, come avete visto, siamo andati a Gardaland, ci siamo divertiti tantissimo ed è una cosa che ovviamente consiglio a tutti. Oggi è il 29 giugno, quindi mancano esattamente 2 giorni all'esame. Però al momento non mi sto angosciando, quindi sto continuando a fare la mia vita serenamente. Indovinate chi mi sta accompagnando all'estetista? Poverino, mi accompagna pure a fare le unghie. Sei contento, vedo. No, habla tu idioma. Sì, sì, tu habla mi lingua. Escúchame. E dopo esattamente 1 ora e mezza sono uscita. È stato bello aspettarmi? Adesso io devo aspettarti mentre giochi a basket. Un po' per uno, non fa male a nessuno, io studierò però nel mentre. Questa è la situazione. Allora, che facciamo? Buongiorno, esattamente domani a quest'ora probabilmente avrò finito tutto. Stamattina ripartiremo da Milano a Grosseto, così che io abbia tutto il giorno per ripassare, rivedere le ultime cose e tranquillizzarmi un attimo. Devo dire che per ora un po' di ansia mi sta venendo. Cosa stai facendo? Muore. Cosa c'è? Ho l'ansia. Da cosa? Non lo so. Aspetta, rimani in pending un attimo. No. Non mi piace. Questa notte ancora nostra. Sì, siamo già partiti e già ci siamo fermati. Sto facendo lezioni di toscano a lui e... Abbiamo preso la Coca-Cola. Con l'annuccia orta orta, anzi senza l'annuccia. Che mo se parte, sta tranquilla. E si è preso panini con un po' di prosciutto. Dopo questo power nap, già la seconda volta ci fermiamo e partiamo. Altre 2 ore. Siamo arrivati. Ciao cani da fuori. Ciao Molly. Adesso andremo ad allenarci però. Ok, abbiamo appena finito di allenarci. Devo dire abbiamo spinto modestamente. Modesto, modesto. Modesto, sì. Anche perché avevo un attimino bisogno di sfogarmi prima dell'esame, scaricare un pochino le energie e soprattutto svuotare i muscoli per riempirli con la carne di stasera. Anche perché oggi, ufficialmente, per la notte prima degli esami un po' diversa, porterò per la prima volta io a cena fuori lui. Oltre al fatto che è molto romantica questa luce, molto, è molto bella. Notte prima degli esami, this is. In mezzo al fango, in mezzo alle balle di fieno. Però oggi siamo andati qua. È una fattoria molto buona. Mi ha fatto mettere la camicia, i pantaloni lunghi, tutto per una fattoria. Ma questo è un posto qui vicino a casa mia che è tutta gestione familiare, quindi carni, verdure, dolci, fanno tutto loro e la carne appunto è proprio di questa zona della Maremma, quindi mi sento molto a casa in questo momento. Della serie che siano delle uova hanno rubato le tue galline. Tutto. Sì, esatto. Alla tua maturità, in bocca al lupo. Grazie amore. Buono. È già arrivato l'antipasto. Faccio di manzo servito su letto di rucola, parmigiano ed olio. Maremma della buona. Nel prossimo piatto abbiamo un carpaccio croccante. Buono. Buonissimo. È buono questo. Ma che è buono, vero? Qui abbiamo 2 tartarine. Provo che l'è buono. È buono? L'è buono, fidati. Fidati. Sono innamorata. Qui invece abbiamo un hamburgerino con burratina, basilico e pomodorino patino, credo. Ed ha veramente una bella faccia. La carne è pazzesca. Mi dispiace, la toscana con la carne è il suo. Sentilo il sound. È buona? Vabbè. Ci sente questa toscana? Ah.
cosa mi dici della mia scelta? Possiamo migliorare ancora? C'è sempre di meglio, ma è veramente buona. Detto da lui, se non mangi l'osso, godi solo a metà. Quindi andiamo. Vabbè, spaziale. Abbiamo preso una torta con ricotta e crema di pistacchio che ha un odore devastante ed è calda. E poi una crostatina all'albicocca del signorino, però adesso li vediamo. Assaggiamo per prima cosa quella al pistacchio. Madonna. Scommetti che questa sarà più buona. Questa crostata all'albicocca sarà la cosa più buona che mangerai oggi. È assurda. Ma è indescrivibile, è buonissima. Ma la mia albicocca è un 10. Anche io preferisco la albicocca. Però anche questa è buona, Notte prima. I don't wanna hear. Ecco, passerò tutta la notte a studiare quello che non ho fatto in questi giorni. Sai cosa potresti fare di bello adesso? Cosa? Portami a casa tua. Vieni a guidare. Vieni, vieni. Mi sto cagando addosso, ragazzi. Come concludere bene la notte prima degli esami? Sì. Guidare la Tesla. E tira giù quello. E ora sei in drive. Allora, se tu premi l'acceleratore, lei va. Aspetta. Okay. Facciamo una cosa, guida soft. Non si sa mai. Aspetta, sono un pochino lontanuccia. Ma è piano piano. Sì. Così forse è un po' troppo piano. Stai sulla destra, tranquilla. Mi fa un po' paura, ho paura, non lo so. Stai a destra. Molto divertente, ora scanno tutto. Fai piano tu. Vai sul sicuro, che così... Sto a 20 allora, può andare. Puoi accelerare, dai. No, ma ero paurissima. Sì, dai, puoi accelerare. Poco piano piano. Sei a 30. Ah, aiuto! Voglio la Tesla. No, amore, io ho paurissima però così, Tu che hai paura. Ah, aiuto, ci scalziamo, raga. Prendi sicuro il muro. No, ferma. Sinistra. Oh mio Dio, se lo stai prendendo. Aiuto. Cosa sto prendendo? Il muro, stai prendendo il guardrail pieno. No. Sei sulla destra. No, amore, ho paurissima qua col fosso, te lo dico. Ok, dai, vado io se vuoi. Sì. Basta? Sei contenta? Molto sì, basta. Bene, ragazzi, alla fine ieri sono tornata a casa e mi sono subito messa a ripassare mentre lui dormiva. Sono le 7 di mattina, io sono già pronta, ready. Non è più notte prima degli esami, adesso è... Mattina degli esami. Un'ora dell'esame. 8.58, l'anti va sempre. 7.58. Ah, vabbè. Posso andarmene? Studia. Come se ti servisse adesso? A un minuto dall'entrata. Ma sai, diciamo, è la botta finale. È fissante. Che bello! Ciao! Ho finito. Ho finito! Com'è andata? Bene. No, sono contenta. This is Emily matura? Matura, Più o meno. Maturissima! Sono contenta! È andato bene? Sì, è andato bene, vero Leo? Leo è venuto con me dentro. Ciao. Lì c'è Andrea. Adesso ovviamente colazione e cappuccino. Non ho fatto neanche il caffè, ho preso stamattina. Neanche il caffè. Neanche una Red Bull. Zero. Stomaco vuoto. E giustamente dopo l'esame tutti insieme a fare colazione. Noi abbiamo cornetti, cappuccini, famiglie, cose. Questo periodo è finito, si è concluso nel migliore dei modi. Dopo oggi abbiamo un po' chillato, siamo un pochino rilassati, anche perché stanotte ho dormito ben poco. Adesso stiamo andando a Roma, anche perché Joe mi ha detto che ha una sorpresa da farmi, che io ancora non so, ma credo che vedrete presto sul suo canale. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi abbia intrattenuto in qualche modo. Vi ho voluto portare con me in questo periodo molto importante per la mia vita, che comunque, grazie al cielo, è finito. E come ho già annunciato sul mio profilo Instagram, ci saranno tante novità, per cui sono molto contenta di essere arrivata fin qua. E detto questo, spero che a voi futuri maturandi vi possa servire a vivere con serenità in questo periodo. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina e seguitemi anche su Instagram, che lì ci sono sempre più spoiler. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao amici.